Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dedicato a Shopify, in questa nuova pillola. Io sono Federico Carminati, il docente per scuola e-commerce del corso Shopify Power Training e in questo video andremo a trattare delle app. Le app sono una delle risorse più importanti che ci mette a disposizione Shopify e che ci permettono di personalizzare e far accadere tutto quello che necessita a noi all'interno del nostro e-commerce su Shopify. Dunque andiamo subito sul computer per andare a vedere come si installa un'app, qual è lo store delle app e appunto come sceglierle. Bene, eccoci qua nella home di Shopify. Come possiamo vedere, abbiamo qui sulla sinistra l'ultima sezione, quella che ci interessa a noi, che è quella delle app. Entriamoci subito. Bene, come vedete qua abbiamo già integrato qualche app, però andiamo a visitare l'App Store di Shopify e andiamo ad installare e a vedere come si installa un'app su Shopify. Allora, come potete vedere qua, ci fa vedere un po' quale più consigliate. In generale potete vedere top email marketing solution made by Shopify, dunque quelle realizzate da Shopify. Eccetera, eccetera, store design, order and shipping, marketing, buy button. Comunque non spaventatevi, voi tutte queste scritte le vedete in inglese perché io ho il computer in inglese, però Shopify è tutto in italiano. Comunque qua cerchiamo WhatsApp, che può essere qualcosa di interessante da introdurre al nostro store. Quella che vi consiglio è questa, WhatsApp Chat. Come vedete entrate, potete leggere le recensioni e potete vedere che cosa può fare. Qui vi spiegano, vi fanno vedere, c'è la versione free, a pagamento, Prime e automatizzata. E semplicemente dovete fare come per i temi gratuiti, add app. Cliccando su add app dovrete confermare che questa app potrà visualizzare i dati del nostro account Shopify, visualizzare gli ordini, gestire il nostro negozio online e la gestione di altri dati. Ok, poi potete vedere nel dettaglio tutto quello di cui ha bisogno, la installate. E come vedete qui è già tutto pronto. Come dovete semplicemente inserire il vostro numero di telefono, scegliere quale design volete che appaia sul vostro sito, scegliere quale call to action far visualizzare i vostri clienti per chattare con voi su WhatsApp, e poi una volta che sarà attiva, sì, allora 339 239 6875. Ok, questo qua dovrebbe essere un numero reale, infatti adesso è ok. E se andiamo a vedere sul nostro sito, in teoria adesso sarà online il bottone di WhatsApp. Ok, non lo vediamo, eccolo qui. Come vedete è comparso il bottone di WhatsApp. Se uno clicca qua va direttamente sul numero che, vabbè, io ne ho inventato uno a caso, perciò. E potete appunto gestire i vostri clienti, possono farvi domande in tempo reale direttamente da WhatsApp. Bene, come avete visto, installare un'app su Shopify e lo store delle app di Shopify è veramente qualcosa di incredibile. Ci sono tantissime app per personalizzare il vostro sito e per aiutare l'esperienza clienti e aumentare le vendite e il fatturato del vostro e-commerce. Soprattutto anche questa qua dedicata a WhatsApp, è qualcosa di veramente incredibile perché riduce i tempi di assistenza clienti veramente, veramente in brevissimo tempo potrete risolvere i problemi e vendere anche attraverso WhatsApp i vostri prodotti. Dunque, come avete visto, installare un'app è semplicissimo, come del resto tutto quello che si può fare su Shopify. L'importante è saperlo fare bene e con la giusta, direzione. Dunque, per i prossimi video dedicati a Shopify, non solo, ti ricordo che li puoi trovare su YouTube Scuola e-commerce oppure su tutti i nostri gruppi gratuiti di Facebook. Bene, continua a seguirci, metti like, commenta e facci tutte le domande che noi siamo qui per aiutarti 24 ore su 24. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!